Salve, salve da Marco Calabro. Ci troviamo oggi a Lopburi in Thailandia, la città delle scimmie, e stavamo parlando con il signor Dong, che qui vediamo con le scimmie, perché ci spiegava che praticamente avevano iniziato la notte ad aprire le serrande del suo negozio per entrare nel suo negozio, che qua vediamo è un negozio di oggetti di ricambio, oggetti di ricambio per auto, anche oggetti elettrici. Praticamente quindi lui ha deciso, per non farsi danneggiare il negozio, di diventare amico con le scimmie, e giornalmente gli dà il cibo in modo che loro possano la notte stare tranquille e non danneggiargli il negozio. E quindi è un negozio pieno evidentemente di scimmie. Una situazione abbastanza unica, e devo dire veramente uno spettacolo, perché fino a quando le scimmie si vedono per la strada già è un'eccezionalità, ma vederle qua con il signor Dong, che praticamente Con il signor Dong, mi sono avvicinato a questa perché stava credendo una scimmia più piccola. Questi sono i litigi, perché il signor Dong praticamente gli distribuisce cose da mangiare e chiaramente litigano fra di loro. Stanno continui litigi fra di loro, come vedete, soprattutto quando si tratta di mangiare. Grazie per vedere i video di Slow Cost, e grazie al signor Dong che ci ha aiutato in questa spiegazione della convivenza degli abitanti di Lopburi con le scimmie della città.